quelle pietre preziose hanno sempre avuto un magico fascino per l'uomo. A Firenze, già nella seconda metà del 300, l'oreficeria aveva raggiunto livelli di eccellenza assoluta, come la più nobile e completa delle arti. Nel 1369 anche Jacopo Storini di Scarperia registra il suo marchio in Firenze, presso la corporazione dei fabbri ferraia, corazzaia e chiodaioli, dando principio all'opera di una dinastia di orafi che è giunta fino a oggi. E la perfezione dei grandi monumenti della Firenze medievale si riflette ancora nei piccoli capolavori di oreficeria. E nel 400 il primato dell'arte orafa era passato a Firenze e dalle sue botteghe che escano i supremi artigiani, artisti del tempo. Per la corte di Lorenzo il Magnifico, le botteghe orafe trasformano materiali preziosi in veri e propri tesori. La stessa maestria la ritroviamo nei gioielli che dal lontano Medioevo giungono alle forme raffinate di oggi. E se il disegno e le tecniche sono cambiate, tutto ancora si ispira alle regole dettate dal grande Benvenuto Cellini. Ancora oggi, nell'opificio Torini si battono i fiorini d'oro che nel Medioevo Firenze prestava a tutta Europa. Ma anche l'antichissima tecnica della cera persa è ispirata a quella degli orafi del Rinascimento. L'oro fuso scorre entro i canali lasciati dalla cera e riempie forme moderne. E a poco riacquista il suo magnetico colore e la capacità di sedurre.